Giovedì 22 giugno 2017, dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetti da 7 a 15. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». Cari amici, oggi affrontiamo il tema della preghiera. Spero che tutti preghiate già e che non ci sia bisogno del mio commento per convincervi della necessità di farlo. Proverò comunque a dire qualcosa, visto che la liturgia ci invita a meditare sull'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro. Intanto, una premessa essenziale: se preghiamo, siamo vivi. Se non preghiamo, siamo spiritualmente morti. Abbiamo infatti un'anima che ha bisogno di respirare l'amore di Dio, e questo respiro lo trova soltanto nella preghiera. La preghiera, infatti, è il respiro dell'anima. Richiamo i primi due versetti del Salmo 41. «Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» La preghiera è un'esigenza dell'anima che ha fame e sete di Dio. Nulla può soddisfare l'anima se non l'amore di Dio respirato nella preghiera. Quando stai davanti a Dio nella preghiera, l'anima fiorisce come un fiore baciato dal sole e dal vento dello Spirito. Se non stai davanti al Signore nella preghiera, la tua anima è devastata da mille pensieri. Pensieri di amarezza, vuoto, risentimento per i torti subiti, senso di frustrazione per quello che gli altri hanno e tu non hai. È tutto un veleno che viene fuori. Tanto che prendi paura e ti domandi: chi sono io? Cos'è la mia vita? Perché capitano tutte a me? Dio esiste? Sono domande che emergono anche nei salmi. Sentimenti dunque senza tempo, molto dolorosi. Ad esempio, Salmo 41, versetto 10. «Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?» E il Salmo successivo, il 42, versetto 2, riprende lo stesso tema. «Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?» Senza la preghiera, il nemico ci opprime a campo libero e compie la sua disastrosa devastazione. Sentite alcuni versetti del Salmo 90, versetti da 2 a 6. «Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Per il demonio non c'è niente di meglio di un'anima che non prega.
Lui diventa il padrone indiscusso. Immaginate un branco di porci, quello che fanno dentro un porcile. Dove non esiste siepe, la proprietà è saccheggiata. Questo è il libro del Siracide, capitolo 36, versetto 25. E la siepe che protegge l'anima è la preghiera. Quando finalmente decidiamo di metterci in preghiera, abbiamo come una potente illuminazione. Scopriamo che abbiamo un Padre nei cieli. Lui vuole difenderci, liberarci, darci tutto il suo amore perché siamo i suoi figli e abbiamo deciso finalmente di affidare a Lui la nostra vita. Che gioia per il Padre di prendersi cura finalmente di noi. Il Vangelo di Luca assicura, capitolo 15, versetto 10, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Sentite anche nella voce del profeta Isaia, capitolo 49, versetti 8 a 17, quanto è potente l'opera di Dio nell'anima che accoglie la sua presenza e il suo amore. Dice il Signore, al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri, uscite, e a quanti sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da mezzogiorno e da occidente, e quelli dalla regione di Assuan. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sul palmo delle mie mani. Le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi costruttori accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Cari amici, quando ci affidiamo a Dio non abbiamo bisogno di tante parole. Confidiamo in Lui e lo amiamo, abbandoniamo le vicende della nostra vita con piena e totale fiducia alla divina provvidenza. Più che nella nostra fortuna materiale, il nostro cuore deve sperare nell'avvento del regno di Dio, che è regno di giustizia, di pace e di amore. Tutte le cose brutte che ci affliggono, affidiamole a Lui. Signore, pensaci tu. Questo peso, questa amarezza, non riesco a portarla. Portala tu per me. Ti chiedo la pace, donami la tua pace, fammi sentire il calore del tuo abbraccio, dammi la forza di perdonare sempre e guidami sulle strade della vita che conducono dove mi vuoi condurre tu. Cari amici, statene certi, questa sera durante il cenacolo pregherò intensamente il Padre per ciascuno di voi, ma anche voi mettetevi decisamente in cammino, non sapete quanta gioia vi attende. Un abbraccio.